I'm a bad liar. Amici di Rete 8 Sport, buonasera, ben ritrovati in rigorosa diretta dallo studio di Rete 8 per parlare di calcio, calcio di Serie A, calcio internazionale. Lo faremo naturalmente in compagnia dei nostri ospiti e lo faremo, i ospiti con cui ci collegheremo, e naturalmente in compagnia del nostro Gabriele De Bari. Gabriele, ciao, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Un saluto, Andrea Berardinelli alla telecamera, buon lavoro a Dino D'Angelo in regia. Io voglio subito chiedere a Gabriele che turno di campionato è stato con questa Juventus riacciuffata all'ultimo dalla Lazio, con questo Milan che dopo il KO pesante in Europa non è riuscito a vincere una partita dal pronostico a suo favore contro il Verona. Insomma, che campionato stiamo vivendo? Ma è stata una giornata singolare, perché tutte le grandi squadre hanno tutte pareggiato e ci sono state tre partite, grazie a Juventus, Atalanta-Inter e Milan-Verona, con le squadre ospite sempre in vantaggio e le squadre di casa costrette a rincorrere. Poi il Milan ha pareggiato alla fine, la Lazio ha pareggiato a tempo scaduto e l'Atalanta ha pareggiato che mancava poco. Quindi tre squadre di casa che hanno dovuto sempre rincorrere il risultato. Però, guardando questi risultati, viene alla mente come l'Inter, costruita per vincere, le ultime nove partite, ne ha vinta una. E qui qualche dubbio poi comincia a serpeggiare. Manca una quadratura di squadra, è un mercato che non è stato fatto bene, è il tecnico che non riesce ancora a studiare gli antidoti per evitare che la difesa soffra e subisca sempre gol. E certo, una vittoria in 8 gare per una squadra come l'Inter, non vogliamo parlare di crisi, ma insomma non ci siamo. E non ci siamo neanche con la Juve, che ha fatto 4 pareggi, se non vado errato. Gabriele, io ti interrompo perché diamo il benvenuto al nostro primo ospite di questa sera. E che ospite, Gabriele, un campione del mondo, lo vuoi annunciare tu? Abbiamo Claudio Gentile, e che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. È stato un grande, ancora un grande del nostro calcio, e siamo lieti di poterlo ospitare. Buonasera, Gentile. Buonasera. Grazie intanto per aver accettato il nostro invito. Prego. È un onore per noi in Abruzzo avere in diretta la voce del calcio. Claudio Gentile, uno che il calcio lo ha raccontato con i fatti per davvero. Con i fatti, però il calcio secondo me gli ha voltato le spalle. E voglio fare una domanda a Claudio, che mi ha suggerito un amico che mi ha mandato un messaggio. Questo amico, Walter, dice, giustamente, che hai vinto il titolo, ultimo titolo Under 21. Hai fatto terzo con qualche rimpianto alle Olimpiadi di Atene e avevi una carriera importante con tanti risultati, e poi che è successo, Claudio? Beh, è successo che facendo di testa mia, insomma, qualcuno ha dato fastidio. Io non davo retta a tante richieste di convocare dei giocatori che io non ritenevo all'altezza, tant'è vero che vincendo l'europeo e la medaglia olimpica dopo 70 anni, insomma, vuol dire che sapevo fare le scelte giuste, invece a qualcuno dava fastidio e quindi mi hanno eliminato. Cioè, quindi chi è bravo viene messo alla porta, è una cosa veramente incredibile. Beh, ma qua in Italia non c'è da meravigliarsi da questo, in tutti i settori. Sì. Qui non c'è più la meritocrazia, c'è solo l'appartenenza. Il fatto di essere un signor sì, yes man, come si dice, e quindi chi non lo è, chi ha una dignità, non viene assolutamente premiato. Che
Che parole forti, gentile, a me fa molto piacere che lei esprima il suo... Però quando mi do la palla la butto oltre la metà campo, la butto in fallo laterale, cioè si cercano tutti i modi per far finire la partita. Ci fermiamo... Invece succedono anche queste cose. Però ci fermiamo solo un secondo, Claudio, resta con noi, pausa pubblicitaria, torniamo subito con altre novità, altre sorprese, restate con noi. Eccoci di nuovo in diretta dopo la pausa pubblicitaria, torniamo con Claudio Gentile che ringrazio per essere rimasto con noi. Claudio, do intanto il benvenuto in diretta, in collegamento Zoom con la nostra trasmissione, una delle firme più prestigiose del giornalismo sportivo italiano, l'inviato del Corriere dello Sport Alberto Polverosi. Buonasera Alberto, grazie per aver accettato il nostro invito e saluto con grandissimo piacere il primo cittadino dell'Aquila, Pierluigi Biondi, che è un tifosissimo, lo possiamo dire, del Torino, Pierluigi, e tra un po' ci sarà una sorpresa per te. Buonasera Sindaco e grazie anche a te per aver accettato il nostro invito. Buonasera a tutti voi. Volevamo far fare una domanda ad Alberto Polverosi, a Claudio Gentile. Certo. Alberto, c'è Claudio Gentile in diretta con noi, ti lascio il microfono. Devo fare una domanda a Claudio? Sì. Innanzitutto come stai, perché è una birra e noi ci sentiamo. Sto benissimo, tutto bene. È stato male. E poi ti volevo chiedere, siccome visto il tuo passato juventino e fiorentino, ti volevo chiedere che cosa ti sembra della Juve e della Fiorentina in questo momento, perché sono due squadre, mi sembrava, vabbè, una ha già cambiato l'allenatore di recente e ha preso, se non sbaglio, un tuo ex compagno di squadra, perché Prandelli dovrebbe aver giocato con te nella Juventus. Sì, Prandelli, sì. Ecco, e l'altra è che insomma dicono che si stia ricostruendo, in realtà mi sembra una squadra, la Juventus parlo, una squadra ancora alla ricerca di quello che è stata fino ad Allegri, ecco, non mi sembra ancora una squadra vera e propria, una squadra già formata, volevo saperlo da te. Claudio Gentile. Ma sì, ha ragione, sono anch'io d'accordo, siamo tutti qua che stiamo aspettando insomma che questa squadra si sblocchi, cerchi insomma di dare delle sensazioni piacevoli ai tifosi. Io direi che dobbiamo avere pazienza, perché insomma Pirlo non ha mai allenato e insomma ha questo ruolo importante in una squadra importantissima. Quindi ha bisogno magari un po' di tempo per far giocare questa squadra come ha sempre giocato e con risultati, insomma, a parte le coppe che non sono per noi, però a livello di campionato ne abbiamo vinti parecchi. E quindi la Fiorentina, devo dire che sono rimasto sorpreso anch'io, perché pensavo che facesse un campionato non da vertice ma un po' più positivo, e quindi poi la società è stata costretta a cambiare l'allenatore, dare spazio a Prandelli, che è un allenatore che, diciamo, non dico più esperto, ma che sicuramente saprà dare una svolta a questa squadra. Quindi aspettiamo, direttore, guardi che siamo qua tutti che aspettiamo questa Juve che si sblocchi, che ci faccia un po' sognare, e quindi se c'è bisogno di tempo diamoglielo, concediamoglielo. Juventus favorita per lo scudetto, Gentile, poi la salutiamo e la ringraziamo per la sua disponibilità? Sì, beh, io direi di sì, è sempre la favorita. Pensavo che quest'anno l'Inter riuscisse a essere un po' più, come dire, il fiato al collo dei bianconeri, però vedo che insomma però la squadra non ha ancora forse trovato il giusto equilibrio, e speriamo insomma che durante il campionato diventi veramente un campionato fino all'ultima domenica indecisa, cioè no, che non si sa ancora chi è il vincitore. Un'ultima cosa, Claudio, pensi che il Napoli possa partecipare a questa sfida all'ultimo turno? Io penso che il Napoli possa anche fare questo, dipende, come ho già detto, se queste due squadre non dovessero ingranare come vorrebbero, allora il Napoli può essere l'alternativa a queste due,
ma se le due squadre fra un mese dovessero trovare la giusto equilibrio, i giusti giocatori che danno rendimento costante di alto livello, dovrebbe essere un po' più difficile. Claudio, io ti ringrazio per la tua disponibilità, grazie per averci raccontato. No, un in bocca al lupo, spero che possa trovare una squadra come meriti, perché anche chi è bravo deve anche trovare il lavoro, non soltanto, come dicevi prima, chi ha degli appoggi più o meno evidenti, perché ci sono allenatori. Però in Italia è così, Italia è così. Grazie a Claudio Gentile. Ciao Claudio. Da Alberto Polverosi, buona continuazione. Da Alberto Polverosi e dal sindaco dell'Aquila Biondi, perché giro questa domanda ad Alberto Polverosi, ovvero se la Juventus, secondo Polverosi, è la squadra favorita per vincere lo scudetto, rovescio della medaglia. Non ho detto che è la squadra favorita. No, la mia domanda è se la Juventus, secondo Polverosi, è la squadra favorita, e poi al sindaco Biondi chiedo che succede al suo Torino, perché è lì giù in coda alla classifica. Intanto comincio con Alberto. No, non credo sia, in questo momento non credo sia la favorita. Non lo credo, perché vedo due squadre che, se conta il gioco, perché poi dopo contano anche altri fattori sicuramente, ma se decidiamo di far contare il gioco, vedo almeno due squadre più avanti della Juventus. Vedo il Milan e vedo il Napoli. Il Napoli sarebbe secondo da solo se avesse quel punto, se avesse indietro quel punto di penalizzazione che gli è stato tolto per il mancato viaggio a Torino. E il Milan sta giocando molto bene. Il Milan gioca un calcio leggero, ma al tempo stesso consapevole, si diverte, ma al tempo stesso è cattivo. È una squadra che a me piace molto, mi sta convincendo tanto. Gli manca probabilmente qualche giocatore di peso in più. Avesse preso Chiesa, per dire, sì, e avrebbe colmato una fascia dove invece ha un paio di interpreti, secondo me, non di altissimo livello. Però il Milan è veramente la squadra su cui è giusto puntare. E lo stesso si può dire del Napoli, perché il Napoli ha, se pensi alla partita di Bologna e vedi quei quattro davanti, erano Lozano, Osimhen, Mertens e Insigne, e tu dai la palla a uno di questi quattro e può succedere qualunque cosa. Ha una qualità offensiva a Napoli che non ha, se togliamo Ronaldo, ovviamente, perché è Ronaldo, che non ha nessun'altra squadra come reparto. Per questo dico che Juve e Inter, che stentano molto sul piano del gioco, l'Inter soprattutto, ma anche la Juve, la Juve ha giocato tre partite vere contro grandi squadre, due in Italia contro le due romane e col Barcellona. Col Barcellona è stato surclassato nettamente e contro le due romane è riuscito a pareggiare miracolosamente contro la Roma, meritando di perdere sul piano del gioco, e può pareggiarsi, è fatto raggiungere all'ultimo minuto dalla Lazio, una Lazio in formato, come dire, ridotto. Per cui adesso io ci sono. Juve e Inter devono stare molto attenti alle altre due, a Napoli e Milan. Sindaco, cosa succede al Torino? Tra un po' proveremo a farle una sorpresa, ma intanto cosa succede al Torino? Ma cosa succede da una trentina d'anni a questa parte, più o meno, perché insomma ho pochissimi ricordi positivi del Torino, al di là della passione, da quando ero troppo piccolo per lo scudetto del 76, avevo un anno e mezzo. Ricordo il secondo posto in campionato dietro il Verona dei miracoli, il campionato più bello della storia che si... come si raccontava, la finale di Amsterdam con Mondonico, il compianto Mondonico che alza la sedia contro il cielo, soddisfazioni recenti, la vittoria contro il 3-2 a Bilbao e il 26 aprile del 2015 il derby del 2-1, dove ero presente in curva
Allora, Pierluigi, io direi una cosa, si è collegato anche il grande Franco Ordine con noi. Ciao Franco, buonasera. Eccoci qua, buonasera. Eccoci, buonasera. Sia a te che a Alberto chiedo di rincuorare un po' il nostro amico sindaco Pierluigi Biondi, che tra pochissimo lo rincuoreremo con un intervento in diretta. Ma questo Torino, che cosa potete dire al sindaco dell'Aquila? È un'impresa rincuorarlo, è un'impresa. Ci vuole grande ottimismo e grande fantasia per rincuorarlo, perché la situazione mi sembra veramente una pesante in questo momento. Se posso dire rapidamente, però il raggiungimento, seppur per rinuncia del Milan all'Europa League, con una squadra nell'anno di Mazzarri, 2 anni fa intendo, con giocatori di non eccelso livello, è stato un ottimo risultato secondo me. E quest'anno se Gentile dice che dobbiamo aspettare la Juve, dobbiamo aspettare ancora di più il Torino, perché il Torino ha cambiato completamente la filosofia prendendo Giampaolo e senza dargli, secondo me, giocatori adeguati al suo calcio. Se prendi Giampaolo devi avere in mente una squadra tecnica, più tecnica che dinamica, portata al gioco d'attacco. Ma se il regista del Torino e chiaramente il giocatore chiave nel calcio di Giampaolo è sicuramente il regista. Se il regista del Torino è Rincon, insomma, non è qualche che, problema c'è. Vediamo che dice anche Franco Ordine. Possiamo dire al sindaco di dargli tanto coraggio, ecco. Ecco, perfetto, rincuorato Pierluigi Biondi. Vediamo Franco Ordine che dice. Che cosa si sente di dire al sindaco dell'Aquila? Buonasera Franco. Buonasera a voi tutti. Noi qui a Milano abbiamo avuto più o meno la stessa esperienza, abbiamo vissuto la stessa esperienza con Giampaolo nella scorsa stagione. Un allenatore che era stato accolto qui addirittura con l'etichetta del maestro, che almeno per noi che abbiamo vissuto l'epopea sacchiana ci ricordava un po' di quell'idea di calcio. Poi ci siamo trasferiti dalla teoria alla pratica allo stadio di San Siro e abbiamo visto tutt'altro spettacolo. E quindi credo che questo è un po' lo stesso problema e lo stesso tormento che sta accompagnando il Torino. Se dovesse riuscire in qualche modo a scollinare queste prime settimane e a trovare un assestamento, oltre che una formula un po' più solida nelle prossime settimane, allora non ci sarà nessun tipo di problema. Certo, la qualità è ridotta e devo dire che l'attuale classifica è davvero anche molto ingenerosa. Devo dire che ha avuto un paio di partite, quella col Sassuolo soprattutto e quella successiva con la Lazio, che gridano ancora vendetta, perché a pochi minuti dalla fine aveva 6 punti in tasca, si è ritrovato con uno solo. Allora, io direi che dopo questa pennellata di giornalismo che abbiamo dedicato all'amico Pierluigi Biondi, non so quanto l'abbiamo rincuorato. Probabilmente sul Grande Torino facciamo rincuorare da chi ha vinto lo scudetto. Buonasera Claudio Sala. Salve, buonasera a tutti voi. Il poeta Claudio Sala, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Gabriele, prima di lasciarti il microfono, Claudio Sala, io lo vorrei far salutare dai colleghi Alberto Polverosi e Franco Ordine e dal sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi. Che è il grande tifoso del Torino. Che deve sapere se Sala è un grandissimo tifoso del Torino. Il sindaco dell'Aquila. Allora io comincerei proprio in ordine, anzi fate voi, chi vuole iniziare? Dai, Franco Ordine per Claudio Sala. Intanto Claudio, un grande abbraccio, un grandissimo, un gigantesco in bocca al lupo per te, di salute soprattutto per te e per la tua famiglia. Claudio Sala è stato uno di quelli che ha in qualche modo fatto transitare il calcio italiano dalla fase quasi medievale, artigianale, a quella del calcio moderno. Ne ha incarnato un ruolo
che ancora oggi viene considerato, come dire, per esempio farebbe comodissimo all'attuale Torino di Giampaolo, che è alla ricerca di un trequartista. Claudio Sala faceva il trequartista stando sul lato destro col piede invertito, come si usa dire oggi, e devo dire che ci ha regalato delle giocate, oltre che delle imprese balistiche di grande rilievo. Lo ricordo anche, devo dire, durante i raduni della Nazionale, come un professionista sempre disponibile, poche volte polemico e devo dire anche capace di dare un grande contributo anche alla squadra, perché all'epoca naturalmente aveva davanti a sé in concorrenza giocatori del calibro per esempio di Franco Causio. Claudio. Sì, sì, devo dire, io tra l'altro non è che nasca stornante, perché poi i migliori risultati miei sono stati fatti quando avevo la maglia numero 7, ma io nasco come mezzapunta col numero 10, quindi con il sogno dei ragazzini di mettere quella maglia, e davanti a me c'era Rivera e Mazzola, o giocava o Rivera o giocava Mazzola, e io ero il terzo incomodo. Poi ho cambiato ruolo, sono andato sulla fascia col numero 7 e lì purtroppo ho trovato Causio e tutta la Juventus, perché chiaramente nel 78 in Argentina noi del Toro eravamo i 6, loro erano i 7-8 della Juventus, e quindi chiaramente abbiamo fatto estremamente fatica a ritagliarci dei pezzettini per poter riuscire a giocare le partite. Alberto Polverosi e poi vado dal sindaco Biondi. No, io volevo, siccome Franco giustamente ha già fatto la celebrazione doverosa di Claudio, io lo volevo riportare un po' ai tempi nostri, ai tempi attuali, e chiedendogli chi è secondo lui oggi la migliore ala destra del campionato italiano. Ma è difficile, perché noi interpretavamo il ruolo di ala destra soprattutto con grande fantasia. Adesso c'è da dire che magari l'ala è messa lì per cercare, insieme ad un modulo di gioco, di fare un pochino il centrocampista senza fare grandi cose dal punto di vista dell'attacco, e quindi questo, in questo caso sicuramente si è perso un pochino il ruolo del numero 7 con grande fantasia, vedi Causio, vedi Sala, vedi Figo, tutti i giocatori di un certo livello che praticamente hanno cambiato un pochino le sorti della partita, e quindi io devo dire che ho cambiato il ruolo a malapena, perché avevo il numero 10 e ho dovuto giocare col 7, senza pensare che invece poi in quei 2 anni ho fatto i miei 2 migliori campionati della mia stagione, della mia carriera. Vado dal sindaco Pierluigi Biondi. Deve sapere, sì, Claudio Sala, che il sindaco dell'Aquila, che ora è impegnato in lotte, lo possiamo dire, dure contro il Covid, perché purtroppo all'Aquila ora la situazione non è delle migliori, quando ho prospettato l'invito con Claudio Sala gli si sono illuminati gli occhi ed ora le farà qualche domanda. Uno spiraglio positivo. Sindaco. Sì, mi dica. Sì, allora, intanto Claudio Sala naturalmente non può ricordare la circostanza. Un po' di anni fa, era prima del terremoto, quindi parliamo di almeno 12, 13, 14, forse anche 15 anni fa, ero a Torino a vedere uno dei tanti derby, ahimè, persi, e ci incontrammo dentro una pizzeria e io ho delle fotografie con Claudio Sala, quindi, che sono fra i miei cimeli, perché naturalmente questa passione debordante, maniacale, quasi patologica per il Torino, diciamo, mi affligge da quando sono nato. Devo dire che Claudio Sala, al di là della straordinaria epopea del Torino di radice, se non fosse stato per lui probabilmente Pulici e il mio amico Ciccio Graziani, che mi ha regalato una maglia numero 9 con il suo autografo, una maglia del Torino numero 9, non avrebbero avuto la fortuna, diciamo, mediatica che hanno avuto successivamente. Ma poi Claudio Sala, secondo me, è vero che ha dovuto rinunciare al numero 10, ma ha avuto un privilegio straordinario di indossare la maglia numero 7 del Torino, che è stato un grandissimo
della storia. È vero, ho lasciato il numero 10, ma poi ho messo la numero 7 di Meroni, che è stato Luigi, insomma, Meroni, esatto, un mito, la farfalla Granata. Uno dei personaggi non solo calcisticamente, ma proprio Gigi Meroni è stato un rivoluzionario, mi capitò a suo tempo, perché io a tempo perso, non con i risultati eccellenti di Enrico Giancarli, ho fatto anche il giornalista e scrissi un libello sul 68, sull'istinto libertario del 68, e fra i vari protagonisti, dalla minigonna di quella ragazzina inglese, ahimè da quando mi occupo di terremoto e di epidemia non mi ricordo più nulla, però fra i vari protagonisti di questa grande rivoluzione, diciamo, dei costumi, misi anche Gigi Meroni, che girava con la gallina, insomma era un personaggio straordinario, purtroppo anche tragico, come è costellata la storia del Torino di tragedie. Ma Claudio Sala, che cosa può dire al sindaco Biondi? Come lo può rincorare prima di andare in pausa? Sì, posso dire al sindaco che Gigi Meroni era estroso in campo e fuori. Io devo dire che invece ero estroso solo sul campo, perché fuori era praticamente più posato rispetto a tutti gli altri, quindi non avevo queste manie, non avevo queste fobie, però ho sempre cercato di rappresentare il massimo della mia squadra, riuscendo a dare tutto me stesso per cercare di arrivare ad un risultato positivo. 11 anni di quella cosa che ha detto il sindaco, che come si chiama, che era un derby, chiaramente andare a trovare adesso un derby positivo bisogna andare un pochino indietro. Sì. 11 anni di grande Toro. Non so quanto me ne vogliate, ma di questo non è che mi dispiace tanto a me, è vero Pierluigi? Pausa pubblicitaria, poi torniamo con Alberto Franco e i nostri ospiti. Restate con l'ultima pausa pubblicitaria. Siamo tornati in diretta, io volevo chiedere, prima di salutare Claudio Sala con il sindaco Biondi, se Alberto Polverosi e Franco Ordine avevano qualche aneddoto che ci volevano raccontare di Claudio Sala e di quello scudetto, l'ultimo, vinto dal Torino. Alberto. No, l'unico, io sono molto, ma molto amico di Eraldo, ma ovviamente da una vita, e quindi le cose di quel Torino, le cose più belle me le ha raccontate lui. Poi, avendo fatto il cronista della Fiorentina per tanti anni, ho conosciuto Ciccio, ovviamente. E Ciccio Graziani, io credo che chi non l'ha conosciuto ha perso non so, un pezzo di simpatia e di umanità calcistica incredibile. E mi immagino, ecco, parlando con Eraldo e conoscendo Ciccio, mi immagino che cosa poteva essere lo spogliatoio di quel Torino. Ecco, era una cosa, Pecci mi ha raccontato spesso del rapporto fortissimo che avevate con Gigi, con Radice. È un rapporto che poi si è protratto nel tempo, fin quando purtroppo Gigi è venuto a mancare. Era un rapporto molto forte, anche perché io avevo già conosciuto Radice ai tempi del Monza. Il Monza era retrocesso in Serie C, Gigi Radice faceva allenatore per il primo anno e dalla Serie C siamo riusciti a ritornare immediatamente in Serie B col Monza. E quindi quello è quello che mi lega un pochino a Gigi, che poi ho ritrovato con grande piacere nel 75, e pensavo che mi desse il numero 10, mentre invece mi ha dato il numero 7. Però devo dire che con quel numero in effetti le cose sono andate molto, ma molto bene. Franco, hai qualche curiosità tu prima di salutare con il sindaco? Facciamo salutare sindaco e Claudio? Sì, la cosa che voglio chiedere a Claudio è questa. Nel famoso mondiale d'Argentina del 78, a un certo punto, alla vigilia della partita con l'Argentina, molti di noi pensavano, e molti giornali uscirono in questo senso, che avrebbero giocato quelli del Torino, perché lì c'erano i due blocchi, il blocco Juve e il blocco Torino. Il blocco Toro. E invece poi a sorpresa Berzot fece giocare, diciamo tra virgolette, il blocco Juve. Ecco, ci puoi raccontare come andarono effettivamente le cose in quella vigilia? Ma
le cose andarono presso poco così, però vedevamo dei movimenti strani alla mattina della partita, vedevamo Beazot che prima si metteva a braccetto con un giocatore della Juve, poi lasciava questo e andava sotto a braccetto con un altro giocatore della Juventus, evidentemente chiedeva un pochino ai giocatori se preferivano o meno riposare o giocare. Chiaramente tutti hanno detto che volevano giocare, quindi chiaramente noi siamo restati un pochino così perché pensavamo veramente di poter giocare noi, anche perché voleva dire far tirare il fiato a questa squadra per avere un po' poi un pochino più di energia verso la fine, cosa che invece ci è mancata perché poi avevamo perso con l'Olanda e quindi poi dopo avevamo perso la finale del terzo e quarto posto con il Brasile. E quindi in effetti anche noi avevamo avuto l'impressione che potessimo giocare, mentre secondo me quei colloqui a 1-1 volevano significare se in effetti lui chiedeva se volevano o meno giocare. È chiaro che sentito uno, sentito tutti. Insomma, queste sono dichiarazioni belle piccanti come quelle che ci ha fatto Claudio Gentili a inizio trasmissione e ci ha raccontato quella bella estate del 1982. L'ultima la salutiamo, Claudio Sala, ringraziandola, sì, con il sindaco, che non so se vuole farle qualche richiesta, se lo vuole invitare all'Aquila, sindaco. Sì. C'è ancora il sindaco? Eccomi. Eccoci, eccomi. Se volevi come sarei salutare Claudio, contenti. Magari intanto, un invito. Intanto, se non ricordo male, Beazot ha fatto la sua unica apparizione in nazionale da giocatore del Torino. Ma noi siamo in ciclopedia, sai, Pierluigi. Grazie, diversamente sì, nei confronti. È cuore d'oro, è cuore d'oro. Si vede che hai un cuore d'oro, eh? Sa tutto del toro di quei tempi. È cuore d'oro. No, ma, sì. Ma non soltanto, io ahimè so tutto del toro, pure se il mio sport preferito è il rugby, naturalmente da aquilano, ma io riesco ad agitarmi anche se vedo su Sport Italia una partita del Torino del 1986, mi agito allo, allo stesso modo, perché penso che sia una sorta di malattia genetica che uno... si porta dietro senza non nessun ti facevo paragone, così tifoso Pierluigi, sapevo che ti favi toro ma non così, eh? Tifo molto più toro di quanto si possa immaginare a livello proprio. Vai, di... 30 secondi per chiedere una cosa, magari fare un invito a Claudio Sala che deve lasciarci. No, Claudio Sala, se vuole venire all'Aquila io sarei molto contento, intanto perché moltissimi tifosi del toro mi sono venuti a trovare all'Aquila e potrebbe essere uno dei tanti strumenti di narrazione della nuova vita della città dell'Aquila. Noi siamo inchiodati a questa immagine città terremotata, le macerie. Adesso, al netto dell'epidemia, l'Aquila è una città meravigliosa, stupenda, bellissima, con attività culturali, con palazzi e luoghi, scorci di una bellezza incredibile. Non solo Claudio Sala, anche tutte le altre persone che sono collegate. Chi non è stato all'Aquila dopo il terremoto si è perso qualcosa, quindi Claudio Sala naturalmente è un ospite privilegiato, staremo insieme, mi farò autografare una delle tante maglie del Torino che ho da parte, magari potrebbe essere di buon auspicio, chissà. Avevo un anno e mezzo quando ha vinto l'ultimo scudetto, ne ho 46 oggi, magari prima di morire riuscirò a godere di questa gioia, forse. Se ci sono tifosi del Torino potremmo anche pensare di accontentarli con una mia scappata, dai, vediamo un pochino se riusciamo a farcela. Ce ne sono moltissimi, ce ne sono moltissimi all'Aquila, abbiamo il club del Torino all'Aquila. Organizzatevi, sindaco, noi siamo felici di avervi messo in contatto. Grazie Claudio comunque. Grazie a Claudio Sala, grazie a Claudio Sala. Resta ancora con noi Pierluigi, perché la domanda che ho fatto prima ad Alberto Polverosi volevo girarla a Franco Ordine, vale a dire chi vede Franco come squadra favorita per lo scudetto e perché? Ma credo che non ce ne sia una. Io farei comincerei col fare delle categorie. Allora, quali sono le squadre attrezzate? Sicuramente quelle più attrezzate in questo momento sono Juventus e Inter, anche se nessuna delle due ha ingranato come avrebbe dovuto e potuto. Per diversi motivi, però la situazione è esattamente così, esattamente questa. Poi c'è una squadra, ci sono un paio di squadre che secondo me vengono considerate una sorta di rivelazione della stagione.
e cioè il Milan e il Napoli, associati dal fatto che giocano con lo stesso sistema di gioco, con la stessa propensione all'attacco e diciamo anche con qualche sprazzo di spettacolo calcistico che non guasta assolutamente. Al Napoli probabilmente manca una figura carismatica come quella di Ibrahimovic, al Milan manca qualche ricambio in più, soprattutto in difesa oltre che al centrocampo, per poter ambire eventualmente a tenere duro fino alla fine della stagione. Poi ci sono le altre squadre che secondo me non possono essere considerate fuori dalla cerchia, e cioè la Roma, che mi pare stia facendo abbastanza bene, se non avesse avuto quella disavventura di Verona sarebbe insieme con il Sassuolo e con il Napoli, e poi c'è l'Atalanta, che secondo me nel giro di qualche settimana, quando si assesterà definitivamente, tornerà al rendimento e alla marcia che ha avuto nella passata stagione. Per cui secondo me non c'è un solo come dire, un solo pronostico da fare. Se devo essere proprio messo con le spalle a muro, dico che tra Inter e Juve deve venire fuori la prossima squadra campione d'Italia. Chiaro e preciso, Franco Ordine. L'ultima con Alberto Polverosi, la domanda la faccio fare da Gabriele De Bari. Gabriele. Io ad Alberto volevo chiedere, prima riflettevo, l'Inter ha fatto le ultime 9 gare, ha vinto una volta su 9. Sì. E qui o ci sono problemi di inquadratura, o il tecnico non ha ancora capito bene come sistemare il reparto difensivo, o il mercato non ha portato quelle situazioni migliorative che la società si aspettava, perché l'Inter ha speso tanti soldi e vincere una volta su 9 forse è presto per dire crisi, ma i conti cominciano a non tornare più. Non torna Conte. Questa battuta, perché la realtà è questa, è quella detto te, cioè io mi pare che se pensiamo agli allenatori delle squadre che ha nominato prima Franco, io credo quello che è più deludente in questo momento, fino a questo momento, è stato Conte, sicuramente, perché pure la Juve soffre dal punto di vista del gioco, ma Pirlo ha cominciato ora. Conte è più pagato di tutti. È più pagato d'Europa. E quindi, di conseguenza, dico, se un allenatore è così stimato da percepire uno stipendio del genere, io da questo allenatore mi aspetto molto, ma molto molto, e questo io non nell'Inter, questo molto io nell'Inter non lo vedo una squadra ripetitiva, vedo una squadra che cerca Lukaku a ripetizione, vedo questa palla che parte da bastone, arriva a Lukaku, aspetta la squadra e gioca sempre così l'Inter, gioca sempre lo stesso calcio. Tu vedi il Milan, diceva Franco prima, del questo gioco propositivo, tu vedi il Napoli, vedi la Roma in questo momento e giocano, ti divertono, ti metti davanti allo schermo e ti immagini una partita di livello tecnico eccellente, ti metti davanti alla televisione quando c'è l'Inter e dici, ecco, vediamo ora la prima palla verso Lukaku, dopo 3 minuti parte la prima, poi la seconda, la terza, la quarta, all'infinito. Per cui, secondo me, l'Inter sotto questo profilo ha dei margini di miglioramento notevoli, ma che io già mi aspettavo di vedere in questo pezzo di stagione. L'Inter in Champions ha perso a Madrid, dove aveva vinto lo Shakhtar. Ha fatto 0-0 con lo Shakhtar, che ne ha presi 5 dal Borussia. Ha pareggiato col Borussia. Insomma, ci sono dei risultati e delle prestazioni che non mi convincono per niente, per questo dico che lì la situazione mi sembra non è molto fluida, è strana, è una situazione strana, perché anche le scelte di mercato, Vidal di oggi è un Vidal come si è visto col Borussia per esempio, soprattutto se lui lo impiega dietro, è un Vidal che ti lascia un po' perplesso, non mi torna, manca Lukaku e manca tutta la manca tutta l'Inter. Se manca Ibrahimovic al Milan è chiaro che perde tantissimo, non c'è dubbio, non c'è discussione, ma il Milan gioca comunque, l'Inter non gioca se non ha Lukaku, e se ha Lukaku gioca sempre alla stessa maniera, per questo a me non convince. Analisi precisa,
Ma non avevo dubbi di Alberto Polverosi, come non avevo dubbi sono sulle due analisi tra i più grandi giornalisti di Franco Ordine, quindi queste due penne prestigiose le ringrazio per essere stati con noi. Parlerei con voi un'altra ora, ma dobbiamo chiudere, siamo arrivati al termine di questa puntata della Voce del Calcio. Ringrazio Franco Ordine, il sindaco dell'Aquila. Ciao Franco, ciao, grazie. Franco. Ciao Alberto, Polverosi. Ciao Alberto, grazie. Ciao Alberto, grazie. Ciao Pierluigi, grazie anche a te, il sindaco dell'Aquila Biondi. Speriamo di averti. Ciao Enrico, un saluto a tutti. Speriamo di avervi regalato un sorriso questa sera, Pierluigi Biondi, in un momento non facile dell'Aquila. Grazie. Grazie ancora, amici, vi chiamo così perché chi partecipa alla nostra Voce del Calcio sono amici, amici in particolare di Gabriele De Bari, che ringrazio Gabriele, no, grazie a voi, grazie noi a ci tutti vediamo, voi che ci hanno seguito. Ci vediamo giovedì prossimo con un'altra bella sorpresa. Speriamo. Che già hai preparato, grazie ad Andrea Berardinelli che ha curato le riprese in studio, grazie a Dino D'Angelo in regia, tra mezz'ora, 22:30, ci sarà il salotto di Pierluigi Vasile a tutto campo con i riflettori sul Pescara e la trattativa societaria, a dopo. I'm a bad liar.